Allora, ne parliamo di tutte queste problematiche con Giuliano Longo, il direttore di 5 giorni. Buongiorno Giuliano. Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori. Allora, situazione assai complicata, sia al comune che si è abbattuto l'ennesimo scandalo, forse lo scandalo definitivo, quello che potrebbe far cadere e anticipare l'andata via della giunta presieduta da Alemanno. La Polverini se n'è andata da presidente della Regione Lazio dopo aver fatto un regolamento di conti all'interno del PDL. Insomma, una situazione complicata, complessa, con un futuro tutto da scrivere e difficile da leggere. Ma intanto la mia impressione è che non c'è mai fondo agli scandali, perché ahimè questa è una crisi di sistema che non è solo focalizzata a Roma nel Lazio, basti pensare alla Lombardia, cosa sta succedendo. Quindi qui ci troviamo di fronte a un problema più generale, una sorta di nuova Tangentopoli, che tuttavia non ha le stesse reazioni che poteva avere Tangentopoli nel 92. Io e te abbiamo una certa età e quindi ricordiamo quel periodo. Qui nessuno va a gettare le monetine e al massimo davanti alla Pisana sono andati 20 persone. Questo cosa significa? Significa che ormai nell'opinione pubblica si sta verificando una sorta di assuefazione al malaffare, alla mala politica, che avrà sicuramente dei riflessi elettorali, o meglio non elettorali. Detto questo, sì, è vero, la faccenda di Eurostat, che è comunque un colosso finanziario, immobiliare, eccetera, era già emersa peraltro l'anno scorso, era venuta fuori sul Messaggero, l'avevamo ripresa noi, ma tutto sommato credo che in quel caso la magistratura si muova anche su altri fronti che non siano la tangentina, se vogliamo chiamarla così, appunto. Ecco, anche perché con 600.000 euro c'è chi ci campa la vita, ma comunque vabbè, la tangentina, credo che l'aspetto sia. Io invece vedo la situazione di stallo e di paralisi politica amministrativa, la vedo nell'approvazione del bilancio di Roma, della città di Roma, che è in ritardo di 9 mesi e attualmente è impantanato in commissione patrimonio, che dovrebbe decidere, bada bene, il polmone di salvezza, o meglio la giustificazione finanziaria contabile per il bilancio stesso. Cioè non è passata la famosa delibera CEA per la vendita del 21 di un altro 21% di quote, non è passata la holding, quindi si sono imputati la dismissione di beni pubblici, di beni comunali che dovrebbero in qualche modo giustificare le poste in bilancio. Ebbene, in commissione, quindi non ancora in aula, c'è la paralisi completa e, guarda caso, ma lo devo dire, ma non per faziosità, perché è la realtà, perché si è scatenata la guerra ai gruppi all'interno del PDL fra le varie azioni che bloccano, obiettivamente stanno bloccando i lavori della commissione. Un po' quello che è successo in regione, tra l'altro. Beh sì, con la differenza che qui abbiamo un ritardo di 9 mesi e su questa trappola potrebbe veramente cadere Alemanno. Ecco, scusa Giuliano, ma è così peregrina l'idea di un voto anticipato anche per il Comune di Roma in modo da poter lanciare una zattera per il futuro politico di Alemanno? Alemanno dovrebbe perdere le elezioni qui come sindaco di Roma, non ci sono, credo, i presupposti per una sua conferma. Anticipare il voto gli darebbe la possibilità di presentarsi in primavera alle politiche. L'election day in primavera significa invece perdere il comune e fare il capo dell'opposizione senza nessun tipo di ruolo, insomma. Allora, permettimi di parlarti fuori dai denti. E figurati. Cioè, in un paese normale, di fronte a una situazione di ritardo di bilancio di questo tipo, di fronte alle dimissioni di un presidente, in un paese normale, tempo un mese e mezzo, due, si va a votare. Qui, invece, qui nel nostro paese, qui nel Lazio, a Roma in particolare, si cincischia perché ciascuno vuole fare i propri giochi. Quindi da un lato è evidente che forse Alemanno gradirebbe la soluzione anticipata del voto e perché no, magari accorpata con le regionali. Caso, con le regionali entro l'anno, ma così non è, non a caso, ecco, l'UDC che è in maggioranza, che è nella maggioranza della regione, preme per Election Day.
Quindi l'election day significano 6 mesi di paralisi gestionale e amministrativa in questa situazione, ma ecco il punto, consentono, e voglio essere volgare, di spolpare ulteriormente l'arrosto, perché abbiamo visto che la Polverini, prima di dare le dimissioni, ahimè, ripeto, ha fatto fuori 5 assessori a lei avversi o poco affidabili e contemporaneamente ha proceduto a delle nomine. Ora, ci sarà una gestione pro tempore della regione e in questo periodo l'andazzo continuerà, tanto più che quelle poche, io le definisco poche misure di risanamento per quanto riguarda le spese del Consiglio, ma che non riguardano le spese dell'amministrazione, della giunta, delle società regionali e così via, quelle sono decadute, quindi manco quelle sono riusciti a fare. E questo cosa crea nella gente? Ma crea intanto l'incomprensione dei meccanismi di questa politica astrusa, secondo poi il distacco e l'indifferenza. Ed sì, è questo il dato preoccupante, l'ho ribadito tante volte, io credo ancora nelle istituzioni personalmente, forse perché sono di un'altra generazione. Ora, i giochini, certo, Alemanno potrebbe trovare una via d'uscita più che onorevole, potrebbe presentarsi alle elezioni e perdere, ad esempio, ma chi perde non è che poi abbia mai un grande futuro politico. Il PDL in questo momento è preso dalla guerra di fazioni, Rampelliani, gli ex Forza Italia che cercano di posizionarsi nella migliore condizione possibile anche occupando posti di potere all'interno dell'amministrazione. Il PD è preso con le sue, a mio avviso, strane primarie che sembrano paralizzarne poi l'iniziativa politica e quindi la situazione, più che di sviluppi possibili, a mio avviso pare di completo stallo, di completa paralisi. Insomma, è proprio giusto, una paralisi, e a chi ne fa le spese di questa situazione sono sempre i cittadini. E ma come certo, al solito trovo assolutamente inadeguata, anzi sconclusionata e folle la reazione della politica a questo desiderio invece di inversione di rotta che viene dai cittadini. E io ho paura che, Grillo a parte, ne vedremo delle belle nella casella astensioni, perché il vero pericolo è proprio l'indifferenza, la rassegnazione dei cittadini che tanto non riescono mai a incidere nulla rispetto a questo circo Orfei che veramente sta facendo dei danni incalcolabili. Sì. Ma sì, io aggiungerei, se mi permetti, visto che siamo in conclusione, sì, semplicemente un fatto. Questo tipo di paralisi, che diventa una paralisi amministrativa, gestionale, e che porta ad esempio a questa rotazione continua degli incarichi, delle poltrone, delle presidenze, guarda il Comune di Roma, 3 amministratori delegati in poco tempo in ATAC, in AMA, AMA, eccetera. Cosa porta? Porta una incapacità manageriale e gestionale per cui prova a girare per Roma, tu giri in macchina, ma io giro con i mezzi, i mezzi pubblici non funzionano, la pulizia della città è quello che è e c'hai un riverbero, cioè i cittadini devono capire che questo tipo di situazione finisce per gravare sul loro vivere quotidiano. Assolutamente. Laddove non c'è politica non c'è amministrazione e questo significa disagi, significa sofferenze, significa irrisoluzione di problemi in un momento in cui, come vedi, questa crisi morde parecchio a tutti i livelli della società. Grazie Giuliano, buon fine grazie settimana. A voi. Giuliano, grazie a voi. Ciao, Giuliano Longo, direttore del 5 giorni, un Free Press, sempre attento e molto incisivo nelle sue inchieste rispetto alle attività amministrative della città di Roma.